Tank! Signorina Tank! È strano. Ma sì, la casa è vuota, saranno partiti. Diamo un'occhiata. Andiamo. Deve essere successo qualcosa. È vero. Andiamone a cercare. Certo. Presto. Andiamo. Sholang, cosa c'è? Sei triste? Sta pensando alla signorina Teng. Capisco. Sono passati 3 anni. Guardali, guardali, guardali. Ti prego, sorridi, Teng. Non devi essere triste. Fra 3 anni sarò di ritorno. Sì. A presto! I nostri vecchi dicevano che è inutile piangere sul latte versato. Andiamo su. Andiamo. Arrivando il signor Yang. Ehi, cosa fate, cialtroni? Toglietevi di mezzo. Via. Via da qui. Vai. Va al diavolo. Ehi, tu! Dannato ragazzino, che modi sono questi, eh? Non ti posso soffrire. Cosa? Non mi puoi soffrire? Se fossi più grande, ti darei una lezione. Siete solo dei banditi voi. Che dici, piccolo furfante? Prendetelo! Aiutatemi! Ehi, fermatelo! No, fermati! Stai attento, è un bambino! Mamma! Tesoro, come stai? Rispondimi! Vigliacchi! Siete dei vigliacchi, sì, dei vigliacchi! Con un dai anche a lei quello che si merita, cosa aspetti? Lo spettacolo degli uomini? Di Tien Wong. Che razza di schifo sarà? Magari
È gente che non conosce le regole, vero? Ragazzi, andiamo a vedere. I biglietti. Ah, i biglietti. Non si entra senza biglietti. Ragazzi, pensate voi ai biglietti. Abbiamo delle grade, maestro. Che succede? Continuate pure. Avanti. E tu? Chi sei? Sono il padrone della Villa Foulot. Lo spettacolo è per lui. Cosa vuoi? Rispondi, Tempiao. Oh, veramente volevo porgere i miei rispetti. Avanti, ragazzi, ce ne andiamo, via! Ah, finalmente sei arrivato. Che cosa succede? Quello è il padrone della Villa Foulot. Eccolo lì. Ah, allora siete voi il signor Foulot. Che c'è? Non avete la lingua? Io non parlo con gli sconosciuti e con i pezzenti. Fate parlare il vostro servo. Io non parlo, rompo. Se non ti togli di mezzo tra poco i corvi spolperanno le tue ossa. Ci puoi contare. Le tue ossa invece io te le polverizzerò. Prendetelo! Sei il signor Yang. Ascoltami. Raccogliete tutti i vostri stracci e andatevene da questo posto. E perché mai? Lo spettacolo non è di mio gradimento. Allora? Non obbedisci? Hai 3 minuti di tempo per sparire. Oppure sparirai per sempre. Sottoterra. Non avete il diritto, la legge ci protegge. Faremo valere le nostre ragioni. Solo noi qui. I fratelli Yang rappresentiamo la legge. Quella del più forte. Vuoi farti ammazzare? Basta così! Sta al tuo posto! Perdona la sua ignoranza. Se vuoi che ce ne andiamo, lo faremo. Avete già sprecato 10 minuti. Sì, gentile, dacci almeno mezza giornata. Dovremmo raccogliere tutte le nostre cose in 3 ore. Non sarebbe possibile, devi credermi. Ha, 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 ha.
Se sei tu a chiedermelo, non posso rifiutare. Ma ad un patto. Quale? Voglio che tu passi la nottata con me. Non essere impudente, o ti spezzerò in due. Cosa? Ha detto di spezzarmi in due. Lo crede possibile, signor Wong? Eh? E tu? Tu che ne dici, pagliaccio? Eh? Allora? Basta. Oh, vuole battersi. Insiste. No, maledizione, saranno guai. Presto, attacchiamoli! Andiamo ad avvertire il fratello! Un altro morto. Siamo perduti! Avanti, ripeti. Il maestro Ten Piao e tuo fratello Yang sono stati uccisi dai Wong. Questa la pagheranno cara. Riunite i nostri uomini migliori. Farete una visita a questi pagliacci e li distruggerete. Non uno se ne deve salvare. Non vi mettete in testa idee assurde. Il maestro vi ha allenati tutti perfettamente, ma vi ha sempre esortati alla pazienza, a non cercarvi guai. Ed ora voi vorreste trascinarlo in questa avventura che potrebbe costargli la vita? Chan Feng, loro non sono da biasimare. Io ho scelto questo posto sbagliato perché credevo che ci fosse Tang. Sembra che il signor Tang sia stato ucciso 3 anni fa da Drago Rosso. Drago Rosso non ci lascerà partire. Anche se sono stati loro a cominciare, li abbiamo ucciso Ten Piao e il fratello. Scusate, ma perché questi problemi? È solo con alcuni di noi che ce l'ha. Tagliamo la corda e lasciamo qui gli altri. Zitto, vigliacco! Gente come te abituata a girare la coda non può restare fra noi. Sei solo un vigliacco e te ne puoi andare. Ma papà, tu non hai capito le mie intenzioni. Io volevo dire che... Basta così! Sei una carogna. Un figlio come te non mi serve. Vattene via! Fuori! Calmati, non pensavo che finisse così. Sono stato io a cominciare. Maestro, è tutta colpa mia. Ma no, c'ero anch'io e sono responsabile quanto voi. Maestro,
Io ho ucciso Tempiao. Sono io il solo responsabile. No, questo non è vero. Lui l'ha ucciso soltanto perché stava per colpirmi. No, non è vero. Avrei potuto risparmiare. No, lui mi avrebbe ucciso. Basta così. Smettetela. Dovete salvarvi, non c'è altro da fare. Prendete questi soldi e partite immediatamente. Signora Wong. Signora Wong. Avanti. Ma cosa aspettate? Non possiamo scappare in questo modo. Sfogherebbero la loro ira solo sul maestro. Ma non preoccupatevi. Circondate l'edificio. Li voglio tutti. Avanti. Neanche uno si deve salvare. Eccoli, sono proprio quei due che hanno ucciso Tempiao. Un momento, sono il solo responsabile. E sono pronto ad arrendermi. Puoi risparmiarmi le tue chiacchiere. Avanti voi! Maestro. Mettetevi in salvo e non preoccupatevi di me! Signore!
Asciuma! Saltiamo? Pronti! Chi è là? Chi siete? Signorina Teng? Signorina Teng? Sei tu? Shumei? Sei salvo, Sholang. Ma tu cosa fai qui? Mi ha nascosto qui una donna vestita di bianco. C'è un fang con te. No, io... mi sono rifugiato qui. Cerca di avere notizie dei nostri amici. Va bene. Io purtroppo... Aspetta. Wong, avete ucciso Ten Piao e mio fratello. Ora conoscerai la mia vendetta. E incomincerai a maledire il giorno in cui sei nato, bastardo! No, fermati! Lui non c'entra! No! Non puoi fargli questo! Perché? La cosa ti disturba? Continua! Hai il cuore tenero, tu, eh? Sono stati vostri a cominciare. E di solito finiamo quello che cominciamo. No, non starla a pregare. Che continui pure così. Non ho paura. Ah, no? Non puoi che togliermi la vita. Lo farò, vecchio caprone. Puoi contarci. No, no, ti prego, fermati. Fermati. Ti supplico. Mi supplichi? Sì. Sì, bene, ma... ad una condizione. Carogna, perché non mi uccidi? Lo farò, ma dovrò decidere come. No! Accetterò. Qualsiasi condizione, perché lo lasci andare via. Anche se ti chiedo di scaldare il mio letto? Sei un miserabile vigliacco. Cosa? Capo! Non li abbiamo trovati. Non saranno lontani, cercateli. Portatela dentro. No, no! Lasciatemi stare! Lasciatemi! No! Promettimi che non ucciderai, ti prego! Wong! Wong! Che cosa devi fare? Un po' di pazienza. Aspetta e vedrai. No! Lasciami andare. Stai ferma qui, altrimenti il tuo Wong perderà la vita. Fatemi uscire! Fatemi uscire! Thank you.
Ascoltami. Tu sei una donna piena di saggezza e la vita di Wong e degli altri ti appartengono. Dimmi di sì e saranno salvi. Vedrai. Dipende da un cenno del tuo capo. Se dici di no, per loro è finita. Posso fidarmi? Manterrai la parola? Puoi esserne certa. Io non ho mai mentito. E tutto sommato, vedrai che ti farà piacere. Avanti, già! Farti ammazzare? E tu chi sei? La stessa che ti ha salvato l'ultima volta. Attenta. Ah, ferma, stai giù. Signor Wong. No! Miserabile, ti ucciderò! Ti ucciderò! Ha saputo di noi due ed è stato lui che ha preferito morire. No! Se non sei una stupida, vedrai che ti troverai bene. Essere la donna del drago rosso è un grande privilegio. Demonio! Demonio! Sono caduta nella tua trappola! Wong, perdonami. Ti raggiungerò presto. E nessuno tocchi il cadavere. Vedrete che sarà un'ottima esca. I due che cerchiamo verranno per seppellirlo e faranno la stessa fine. Chong Fang e Sholang non sono qui per aiutarci. Cosa possiamo fare? È vero. Li ho fatti cercare in tutto il villaggio, ma non c'è stato niente da fare. E non si trova neanche a Yipeng. Non parlare più di mio figlio. È soltanto un vigliacco. Ti sbagli sul conto di Yipeng. Non è un vigliacco. Basta. Andrò io a riprendere il cadavere domani. Se non potrò ottenerlo, morirò anch'io. Andremo tutti insieme, Chai Feng. Riusciremo o moriremo tutti. Signor Wong, signor Wong,
Avanti, tiriamolo giù. Vai, Lang. Lang, che succede? Era una trappola. Andiamo. Volevate riprendermi il cadavere, eh? E invece prenderete il suo posto. Invece lo riprenderemo. Avanti, amici, vendichiamolo. Fratello mio, Faolin, è finita. Fratello, Faolin. Maestro. Figlio mio. Ah!
amico mio. Sei tu, John Fang. Finalmente ti ho ritrovato. So long. Dobbiamo seppellirlo. Aiutami. John Feng. Vieni. Cos'hai? Parla. Avanti. Che c'è? Che ti è successo? Che volete? Pensate a nascondervi? Siete solo due ragazzi. Chan Feng, ma cos'hai? Sei ferito? Noi siamo qui per recuperare il corpo del nostro maestro, per seppellirlo. È così, Chan Feng, è proprio così. Devi crederci. Guarda. Scusatemi, mi sono sbagliato sul vostro conto. Ma che è successo? Rispondici! Non potete far niente. Usano il corpo come esca. Il nostro gruppo è caduto in trappola. Tutti morti. Chan Feng! Chan Feng! No! Assassini! Mi ucciderò! Fermati! Fermati! Non puoi fare niente! Ti uccideranno! Fanno solo anche... Devo distruggere quegli assassini! No! Non andare! Fermati! Lasciami! No! No, tu pensa ai funerali del maestro. Non posso, non posso aspettare! Ascoltami! Aspetta, amico mio. Il desiderio di vendetta ti acceca. Aspettiamo. Prima o poi verrà il momento in cui potremo annientarli. No! Devi lasciarmi andare! No, non posso lasciarti morire. Ora più che mai mi servi vivo. Allora mi dispiace! No! Devi sentirmi. La vendetta è un piatto che si serve freddo. Ti ho ascoltato anche troppo. Ora basta! Cerca di ragionare. Non riuscirai a fermarmi. Non devi andare. Thank you.
Aiutami, non ce la faccio più. Sono ferito. Non menti per non farmi andare. Ti prego. Perdonami, dovevo farlo. Abbiamo trovato, finalmente. Portiamolo via. Non ci provate! Siete bravi solo con chi non può battersi. Provate con me. Avanti! Vuoi morire? Io ti ucciderò. Senti. Sì? Porta via lui. Bene. Che fate? Ancora non vi basta? Allora vi darò il resto. No, basta così. Andiamocene. È meglio non dargli niente. Hai notizie di Chong Fang? È andato a vendicare Wong. Ma allora è in pericolo. Non è soltanto in pericolo. Ormai è un uomo spacciato. Shumei! Cosa le è successo? Non lasciatela sola. Stai tranquilla. La seguiremo noi. Sarà al sicuro. Andiamo. Hai perso! Hai perso! Ora tocca a me. Vediamo che sai. Eccomi qui. Io! Ho battuto tutti e tre! Accidenti a te, che fortuna! Sempre nervosa la povera vedova, eh? Stai alla larga da me. Sei tu. Tu che lo hai fatto uccidere. Ed anche gli altri. Sei un assassino! Donna senza cervello. Potresti goderti la vita tranquillamente, anziché pensare a quella specie di marito. ma sì, furba, puoi star bene con me, lo sai.
Pensarci, o sarai mia, o finirai come loro. Servono per divertire i miei uomini. Ti prego, signora, non piangere. Non servirà a nulla. Lasciatemi uscire! Lasciatemi uscire! Lasciami uscire! Pensaci bene. Chiudi tutto. No, no. Lasciatemi uscire! Inseguitelo! Ucciderà. Levati! Ehi!
lascia fare a noi. Ritiriamoci! Chong Fang! Chong Fang! Ti ho portato su. È grave? Sì. Ti fa molto male? Hai visto Jing? L'ho visto. Si batteva? Non si batteva più. È finito anche lui. John Fang! Voglio andare da lui! Non possiamo fargli niente, Shume. Potremmo solo farci ammazzare anche noi. Voglio vederlo! Voglio vederlo un'ultima volta! Chong Fang! Stai meglio? Sei guarito. Signorina Teng. Come mai sono qui? Ti ho trovato sulla riva del fiume. Sei stato svenuto 3 giorni. È vero. E Chong Fang? Lui è morto. Cosa? È morto? E dov'è? È di là. Chong Fang! Levatevi! Lo vendicherò! Non sei in grado di batterti, sei ancora troppo debole. Devi aspettare. Lasciatemi stare! Non sono un vigliacco! Lasciatelo!
Se avessi saputo che non davi peso alla tua vita, non ti avrei salvato. E ora puoi anche andare. Scusami, Teng. Sì. Sì, mi dispiace. Ma che altro posso fare? Se ci fosse un modo di battere Drago Rosso, io non ti fermerei, Sholang. Anch'io ho la mia vendetta da compiere. È vero che Drago Rosso ha ucciso anche tuo padre? Sì. Il vostro gruppo venne ad esibirsi qui 3 anni fa, te lo ricordi? Il maestro Wong ci ha riportati qui per cercare tuo padre. Fu 3 giorni dopo la tua partenza. Era una notte di tempesta. Drago Rosso assalì con i suoi uomini la nostra villa. Io fui salvata da 4 mie colleghe. La mia famiglia invece fu sterminata. Ma tuo padre era un maestro, non è riuscito a difendersi. Sì, ma la mano d'acciaio di Drago Rosso è sempre invincibile. E tutti i suoi uomini sono dei campioni. Non potemmo batterli. Allora anche noi dovremmo rinunciare a vendicarci. Sì. Però c'è un uomo che potrebbe addestrarci per battere Drago Rosso. E chi è? Un uomo strano, un eremita. Quando i miei parenti furono uccisi, io andai da lui. Ma non volle saperne, si rifiutò di addestrarmi. E perché? Diceva che una ragazza non deve conoscere certi colpi. Ma ora ci sei tu. Forse con te accetterebbe. Tu poi addestreresti noi. E i nostri morti riposerebbero in pace. Non c'è altra soluzione. È inutile che insisti. Tornatene a casa. Non starò certo io a insegnarti ad uccidere. Drago Rosso non solo ha ucciso il signor Teng e il mio maestro, ma continua le sue scorribande in tutti i villaggi. E poi... A me non ha fatto niente. Estirpare il male è uno dei nostri doveri. Ah, non insistere. Voi non sareste mai alla sua altezza. E correreste il rischio di soccombere. Non voglio morti sulla coscienza. Io mi batterò e quindi morirò comunque. Se invece tu mi aiutassi, potrei anche farcela. Io sono una donna e per questo tu mi hai sempre detto di no. Ma lui, potresti allenarlo. Va bene. Avanti, Sholang, cosa aspetti? Ringrazia. Grazie, maestro. Lascia stare il maestro, ancora non ti ho insegnato niente. E non ho detto che lo farò, giovanotto. Bene, torna domattina. Buongiorno. E adesso che vuoi? Mi hai detto tu di tornare questa mattina per allenarmi con te. Ah, è vero. Che ore sono adesso? Credo quasi mezzogiorno. E cosa vuoi fare a mezzogiorno? Vattene a casa. Torna domattina. Buongiorno. Ancora tu? Allora sei proprio deciso ad imparare i miei colpi segreti.
Sì, maestro. Ah, ora però io ho bevuto troppo. Cercavo l'ispirazione. Tu non sei fortunato. Oggi non me la sento. Sarà meglio che tu torni domani. Va bene. Ehi, è tornato Sholang. Mai sei già qui. Che cosa ti ha detto il maestro? Mi va ripetendo sempre la solita storia. Torna domani, torna domani. Si sta prendendo gioco di me. Sholang, lui sta provando la tua pazienza. Preferirei che provasse i miei riflessi. Sono stufo di queste passeggiate. La pazienza è necessaria per conseguire la vendetta. Signorina Tang! Che cosa c'è? Stanno arrivando gli uomini di Drago Rosso. Arrivano! Si dirigono proprio qua. Devono avere scoperto il nostro nascondiglio. Dobbiamo batterci. Stiamo calmi. Venite con me. Dentro. Avanti, svelti. Avanti. Venite. Qui non c'è nessuno. Abbiamo guardato dappertutto. Non c'è nessuno. Eppure dicono di aver visto Sholang aggirarsi da queste parti. La gente crede ancora ai fantasmi. E comunque, se Sholang è vivo, che cosa ci farebbe qui? Credo proprio che stiamo perdendo il nostro tempo. Hai ragione. Anche se era lui, a quest'ora se ne sarà scappato altrove. Già. Andiamo. Ora non torneranno più. Se questo eremita non si decide, che devo fare? Continua ad andare da lui. Non preoccuparti. Maestro! Maestro! Ma che fai? Dimmi un po', non sei ancora riuscito a perdere la pazienza? La pazienza è la virtù dei forti. Ora ho deciso. Non mi muoverò più da qui. È quello che mi aspettavo da te. A partire da oggi puoi considerarmi il tuo maestro. Sei pazza, non accetti. Che vuoi fare? Non sei stata rinchiusa abbastanza. Se non starai con lui, ti darà in pasto a tutti i suoi uomini. È una carogna, non perdona nessuno. Questo lo so. So anche che dovrò morire. Ma lui continua a farmi schifo. Drago Rosso non rinuncerà a te. È un essere abietto.
Anch'io non lo sopporto e me ne andrò. Tu sei diverso da loro. Portami con te, aiutami a fuggire. Non lasciarmi qui, ti prego, lo farai. Subito, però ricordati che rischiamo la vita. Ora. Andiamo, ora. Aspetta! Dove stai andando? La porto dal capo. Allora stai andando per la parte sbagliata. Il capo è di là! Prendeteli! Ero sicuro che avrebbe tentato di farla scappare. Dove siete? Ragazze! Dove siete? Ehi, Teng! Shulang, finalmente sei tornato. Sei contenta? Sei arrivato tardi. La signora Vong è morta. Morta? È stata uccisa dal drago rosso. Cosa? Uccisa? Una ragione di più per la nostra vendetta. Il maestro, però, dice che ancora non sono pronto per battermi. Abbiamo tempo. Tra un mese Drago Rosso festeggerà il suo compleanno. Nel frattempo tu addestrerai noi. Prima di Drago Rosso, il maestro ha detto che dovremmo eliminare 5 dei suoi campioni. Domani si festeggia il compleanno del capo. Apriremo a tutti le porte della fortezza. E allora, occhi aperti da stanotte. Siamo intesi? Sì, d'accordo. Un momento. Salute, e anche a te. Vi porto un ordine. Parla. I sentieri est e ovest sono gli unici che portano al forte. A nessuno straniero dovrà essere permesso il passaggio. Ora tocca a te. Sei pronto, Shulang? Sì. Fatti vedere, vigliacco. Se sei un uomo, fatti avanti. Vieni. Eccomi. Come hai fatto, straniero, ad entrare qui dentro? Mi sono arrampicato. Ah. Conosci l'arte del ragno, bravo. Per questa volta ti risparmio, ma vattene via. Domani è la festa del nostro capo e non vogliamo stranieri qui. Fuori! Calmati. Se sono venuto qui, è perché ho voglia di menare le mani. Che cosa? Prendetelo! Hey,
Cosa? Andiamo! Presto! Avverti subito il capo! Presto! Come on.
bella festa. Complimenti. Complimenti, una bella festa. Auguri. Auguri, auguri. Prendetela! Vieni qui! Non ti muovere! Avanti! Chi ti ha mandata? Non mi ha mandato nessuno. Eh? Non ti ricordi il gruppo di Wong? Cosa? Sì. Ancora quel maledetto. Una lanterna bianca. Scoprite chi l'ha messa. E toglietela. Questo non è un funerale. Che cosa aspetti? Subito, capo. Quelle sono lanterne funerarie. Chi ha osato tirarle fuori? Questa è una festa di compleanno, non un funerale. Chiamate subito il vostro capo. Sono il capo del gruppo di Wong. Di Wong? Hai Feng! Hai Feng! Oh. Attento! Allora siete quello che resta del gruppo di Wong, vero? Siete rimasti in due! Non è esatto! Prendeteli! Sholan! Eccomi, Hai Peng! Allora tu saresti Sholan. Tanto cercato. Anch'io. E ora sono venuto qui per il tuo funerale. Dimmi, hai preparato la bara? Sì, ma per te. La mia mano d'acciaio ti distruggerà. Puoi essere certo che non uscirai vivo da qui. Prendeteli! Hey!
Fermi dove siete, ancora un passo e l'ammazzo! Che ne dici della mia mano d'acciaio? Lo avevo previsto. Non credere di poterti salvare, Drago Rosso.